lunedì all'Aquila inizieranno le vaccinazioni alla categoria di persone tra i 79 e i 70 anni. Intanto, il sindaco di Navelli, Paolo Federico, chiede che si aumentino le vaccinazioni recandosi a casa delle persone e degli anziani che non possono farlo e risiedono lontani dai centri urbani. Messaggio condiviso con i sindaci del territorio e in linea con quanto già chiesto dal presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci, Pierluigi Biondi, per effettuare le vaccinazioni a tappeto nei 56 comuni con popolazione sotto i 1000 abitanti. Anche i carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila saranno in campo per i vaccini. Saranno presenti infatti nelle messe festive delle parrocchie dell'Arcidiocesi per offrire il loro supporto alle persone anziane che da sole non riescono a prenotarsi la vaccinazione anti-Covid e per questo hanno messo a disposizione il numero di emergenza, il 112, per chiamare. Il comandante della locale stazione interverrà poi tempestivamente. Intanto oggi il capitano Manuel Curreri, comandante del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, da una ventina di giorni presente in città come sede, ha restituito a padre Francesco Rossi, superiore dell'Ordine dei Frati Minori, curatore della biblioteca del convento di San Giuliano, un antico volume in latino del 1661, sottratto in circostanze sconosciute da Sulmona e recuperato dopo un'indagine partita nel 2020 da Vibo Valentia. Grazie all'esperienza dei carabinieri della tutela del patrimonio culturale e dell'arma territoriale del posto, della compagnia di Vibo, del reparto operativo, seguito di una perquisizione all'interno di un edificio, è stato trovato appunto questo tomo scritto in latino antico. Subito, naturalmente, i militari hanno capito che si potesse trattare di un'opera rubata grazie alla loro esperienza e aprendo le pagine del libro si è notato questo piccolo timbro, questo particolare che rimandava appunto al convento di Sulmona. I successivi accertamenti investigativi hanno permesso, attraverso l'escursione dei frati, di capire che effettivamente il testo faceva parte della biblioteca e che non era più nel loro inventario. La procura di Vibo, a seguito di questo accertamento, ha disposto perciò il dissequestro e la restituzione qui ai frati. Una persona per questo è stata denunciata per ricettazione dai colleghi in Calabria.